Le statue equestri hanno una lunga tradizione nell'arte occidentale. I primi esempi risalgono al periodo arcaico dell'arte greca e non sembrano raffigurare personaggi esistenti, ma un cavallo e un cavaliere ideali. La statua equestre, pensata come monumento commemorativo in onore di un eroe militare o un governante, è un concetto che nasce nell'antica Roma. Si pensa che nel corso della storia dell'Impero Romano siano state create almeno 22 importanti statue di generali o imperatori romani. Statue realizzate principalmente in bronzo e spesso dorate. Purtroppo però quasi tutte queste straordinarie opere sono state distrutte e fuse per riutilizzare il metallo, ma una di esse è sopravvissuta, l'imponente statua dell'imperatore Marco Aurelio. Una splendida scultura realizzata intorno al 176 d.C. per celebrare il trionfo di Marco Aurelio sulle tribù germaniche. L'imperatore è ritratto in una posa vittoriosa che ne mette in risalto l'autorità e la dignità. Un'espressione visibile il più possibile monumentale e maestosa, le cui dimensioni superano la grandezza naturale e si impongono su chi osserva l'opera. Lo splendido destriero è ritratto con i muscoli tonici e tesi, le orecchie dritte, pronto all'azione. La zampa anteriore è sollevata per sottolineare l'impressione di potenza. L'animale era trattenuto da redini andate perdute, impugnate da Marco Aurelio con una stretta lieve, suggerendo il governo mite ma efficace che l'imperatore esercitava sull'impero. Quello che vediamo è un leader saggio e virtuoso, un imperatore filosofo, caratterizzato dalla barba e dai capelli ricci. Lo sguardo è sereno e rivolto verso il basso, suggerendo la sua benevolenza verso i propri sudditi. L'abbigliamento però è militare e lo definisce anche come soldato e comandante in capo. Il braccio destro è teso in un gesto associato al potere imperiale, che in questo caso potrebbe comunicare la clemenza nei confronti del nemico sconfitto. Marco Aurelio è passato alla storia per la sua volontà di limitare l'uso delle armi per raggiungere i propri obiettivi in maniera pacifica. Le statue equestri, dopo un periodo di oblio, torneranno in epoca rinascimentale, quando ripresero popolarità come forma d'arte commemorativa, riflettendo la rinascita degli ideali classici. Nel 1538 la statua di Marco Aurelio fu spostata sul Campidoglio, nel cuore di Roma. Michelangelo progettò un ampio e nuovo complesso architettonico intorno ad essa, dando alla statua una nuova dignità, sempre come simbolo di autorità e potere. Oggi ha preso il suo posto una copia per preservare l'originale, esposto ai Musei Capitolini, dalle intemperie e dall'usura del tempo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!